Buongiorno a tutti da Andrea Cartotto. Il traduttore perfetto non esiste. Comincio subito con questa premessa perché in questo periodo dove ogni tanto si alterna qualche fuffologo, le promesse finte, insomma, non mi piacciono e non ci piacciono. Però esistono risorse che opportunamente selezionate risultano migliori di altre. È il caso nel campo della traduzione automatica al computer di questa web application, DeepL. DEPL, sito di riferimento, quindi l'URL esatto è depl.com/translator. DeepL è un esempio rispetto al ben noto Google Traduttore di intelligenza artificiale applicata alla traduzione e di machine learning, cioè di fare in modo tale che la macchina apprenda anche dai nostri comportamenti. Paragone veloce. Sì, funziona come il Google Traduttore, nel senso che vado a trascrivere o a copiare ed incollare un file che io sto dattiloscrivendo ora o magari su un editor di testo, un programma di videoscrittura. Però il vantaggio in questo caso è che rispetto ad errori abbastanza comuni che può fare il Google Traduttore, qui l'attenzione di DeepL è più che altro legata anche al contesto della frase che io sto scrivendo. Risulta in parole povere più utile, ad esempio, se io riporto qui una frase tratta da manuale o da saggio e la do in pasto per la traduzione. Questa risorsa, oltre che da Andrea Cartotto, è stata censita in realtà anche da organi di stampa autorevoli quali Der Spiegel per quanto riguarda la Germania, il Corriere della Sera, la Stampa, eccetera. Facciamo una brevissima traduzione dall'italiano all'inglese, dai, per mettere subito alla prova la piattaforma. Ripeto, web app, dunque funziona da computer, da tablet, da smartphone, perché io posso accedere via browser. Consiglio sempre Google Chrome o Mozilla Firefox. Vado a cliccare nella mia casella e scrivo: dobbiamo tutti imparare ad usare la tecnologia. E lui ci risponde: We all have to learn how to use technology. Interessante. Ho scritto una frase, diciamo, di getto, avrei potuto metterlo ancora più alla prova. Vedete che noi lavoriamo via web. In alto vi è anche la possibilità di scaricare il programma, il cosiddetto client. Io in questo frangente vi consiglio di procedere così. Esiste una versione pro che consente di fatto di avere una propria area riservata, ma francamente la versione web, come vedete, non ha pubblicità ed è facile da utilizzare. A destra ho la possibilità con un clic di copiare questa mia traduzione per incollarla, ad esempio, in un editor di scrittura, LibreOffice Writer, oppure Microsoft Word o altri. Il pulsante con la freccia verso il basso salva la traduzione in un formato file di testo. Il caro vecchio e mai tramontato TXT, testo quello povero, diciamo, no? Foglio bianco e nessuna formattazione. E poi ho la possibilità di cliccare su condividi traduzione, condividi da intendersi come condivisione su Twitter, condivisione su Facebook, condivisione via email o banalmente copia l'URL, così ti mando direttamente la schermata di DeepL in cui risulta la traduzione. Quindi una risorsa quest'oggi facile, semplice da adottare, che si differenzia da altre per la possibilità di digerire meglio frasi e costrutti e di provare a tradurli sicuramente con maggiore contesto. Fatemi sapere che ne pensate. Trovate molti altri contenuti sempre qui sul mio canale YouTube, youtube.com/trainerandrea o su www.andreacartotto.education. Buona giornata e buon lavoro!